always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Buonasera a tutti e ben ritrovati con il quinto appuntamento di Fere di Noi. Anche oggi i colori rossoverdi sorridono con una vittoria molto importante. Ad Arezzo era un match difficile e così è stato, ma le rossoverdi riescono a imporsi in zona Cesarini, come si diceva una volta, ma racconteremo meglio l'andamento del match con i nostri quattro ospiti. Parto salutando e ringraziando Gianluca Nassi, direttore di produzione di Umbria più di RT. Grazie Gianluca di essere qua. Grazie a te Riccardo, ormai sono il tuo destro fisso. E sempre sulla destra abbiamo i ruoli fissi, perché c'è la responsabile dell'immagine e della comunicazione della Ternana Women, Deborah Salvatore Rinaldi. Grazie. Buonasera Deborah. A tutti. Saluto Luca Giovannetti, addetto stampa della Ternana Women. Grazie Luca di essere tornato a trovarci. Buonasera, grazie a voi, grazie a tutti. E infine c'è l'esordio fisico, ma non a livello di presenza, perché ci ha fatto in realtà compagnia sempre con la sua voce, il difensore della Ternana, Martina Santoro. Grazie di essere qua con noi. Buonasera, grazie a voi per l'invito e per lo spazio che dedicate, insomma, alla nostra bella e grande realtà. Grazie Martina, vedo che non sei da sola. No, non sono sola, io ho un compagno di viaggio da un paio di giorni ormai, questo è il mio amico George. Me l'ha regalato Mary e quindi lo porto con me, perché come sappiamo ha subito un infortunio particolare, quindi speriamo che possa tornare presto, ma speriamo che possa aggregarsi di nuovo al gruppo, perché è fondamentale anche esserci pur non potendo poi scendere in campo. Assolutamente d'accordo, ci uniamo noi agli auguri di pronta guarigione. Gianluca, si diceva che Arezzo sarebbe stata difficile, così è stato, ma era un campo difficile, lo è stato anche per la Lazio, lo è stato per la Ternana. Alla fine arrivano tre punti dove secondo me nell'arco della stagione poche squadre porteranno via dalla Toscana l'intera posta in palio. Beh sì, hai detto bene, la Lazio stessa ha faticato perché era sotto di due gol soltanto nel finale, poi ha ribaltato il risultato sul 3-2. La Ternana era consapevole della forza dell'Arezzo, ha faticato tutta una partita in questo caso, perché il gol è venuto al 93esimo su una bella azione solitaria di Valerio Pirone sulla fascia sinistra, che ha rimesso al centro, e Camilla Labate è stata la più lesta di tutti poi a insaccare. Credo che ci sia stata una grande liberazione, perché le ragazze comunque fino all'ultimo secondo ci speravano, anche il mister, però un conto è sperarci e un conto poi realizzare il sogno di vincere quella partita fondamentale. Hai detto bene, non so quante squadre andranno a fare punti in quel campo, è una squadra ostica, una squadra che comunque si è difesa, lo ha fatto anche bene, e la Ternana ha faticato tanto e anzi ha rischiato anche un paio di volte dei contropiedi che potevano avere un esito fatale per le nostre ragazze. Però non tutte le partite si possono vincere 5-0, e quindi brave che hanno superato un ostacolo importante e complicato. Bene così direi Deborah, arrivano tre punti davvero pesanti che ci lasciano a punteggio pieno, una vittoria che oltre per la classifica, per come arriva, da quel brio in più alla squadra, perché è vinta quasi all'ultimo minuto. È vero che ora c'è la pausa, però quando riprende ad allenare la gioia è tanta. Sì, come dico sempre, poi la settimana si vive meglio e questo tipo di emozioni sono quelle che ti fanno tornare un po' sulla terra, no? Il rischio fino all'ultimo momento, che non sei abituato a vivere perché hai vinto sempre con tanti gol di scarto, e quindi è un ritornare consapevoli sulla difficoltà del campionato, però una consapevolezza anche della nostra forza, perché l'Arezzo sì, forte, ostico, ma più che altro ha letto bene la partita, cioè si è difeso e ha fatto della sua casa un'arma in più. Io penso che ce lo siamo detti anche noi questa cosa, che non sarà facile fare punti ad Arezzo, ma penso che non giocheranno più lì, quindi siamo stati anche un po' sfortunati, e forse però ci ha fatto anche bene, perché ci danno un po' appunto, che siamo forse un po' leziose, belle, ma in realtà sappiamo giocare anche su campi, come abbiamo detto noi, su prati particolari, quindi secondo me è una vittoria che ci ha fatto bene. Luca, una chiave di volta potrebbe essere, anzi sicuramente è stata questa, la Ternana abituata a giocare sul sintetico del Gubbiotti, è chiaro che quello è un terreno di gioco che al netto delle condizioni meteo
favorisce la squadra più tecnica. Giocare su un terreno naturale con le prime piogge e campo più pesante, è chiaro che ha rimescolato probabilmente valori in campo. Ma sì, la notazione di Deborah è sacrosanta. Io immagino, certo la controprova non la possiedo, che se si fosse disputata la gara al comunale di Arezzo, la Ternana, al di là dell'opposizione coriacea di un coriaceo Arezzo, avrebbe trovato minori difficoltà. Se invece ad un avversario ostico ben messo in campo e con un paio di individualità interessanti si abbinano le difficoltà derivanti da un campo ai limiti della praticabilità, ricordiamo che si è giocato a Castiglion Fibocchi a 13 km da Arezzo, le difficoltà non si sommano, si moltiplicano, quindi il gradiente di difficoltà diventa veramente notevole. A maggior ragione quindi la vittoria va apprezzata, perché la squadra dimostra di saper usare, uso scientemente una nomenclatura obsoleta ma lo faccio volutamente, di saper usare la sciabola oltre al fioretto. La vittoria arriva a tempo scaduto, sì, ma i dati sul possesso palla, credo che siamo intorno al 70 contro 30 o qualcosa in più, rendono inequivocabile il successo della compagine rossoverde. È vero che a metà ripresa o qualche minuto prima della metà della ripresa, su un disimpegno errato della retroguardia rossoverde, la squadra di casa ha una chance, ma peraltro si concretizza con un tiro alto sopra la traversa. La gara dura 99 minuti, concedere in 99 minuti a fronte dell'unica sbavatura difensiva un solo tiro verso la porta, non nello specchio, per cui il portiere Katia Ghioc non sporca i guantoni, è legittimo. La Ternana preme soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo fatica maggiormente, nel secondo tempo acquista un minimo di dimestichezza con questo campo, ripeto, a mio avviso ai limiti della praticabilità, ed esercita una pressione pressoché ininterrotta al di là di quella occasione di cui sopra, e ci sono varie situazioni anche nel cuore dell'area della compagine toscana che potrebbero sfociare in gol. Questo non accade, ci sono un paio di conclusioni di poco a lato, forse anche tre, un paio di mischie furiose senza esito, poi arriva il gol, tra le altre cose al termine di un'azione veramente bella, perché Federica De Criscio ruba un pallone a centrocampo da par suo, poi l'azione si snoda sulla sinistra, lo spunto sul lato corto dell'area di Valeria Pirone è magistrale e il tap-in dalla breve distanza di Camilla Labbate si commenta da solo. Martina, concordo con la metafora di scherma fatta da Luca, per una squadra saper usare anche la sciabola è importante. Stavolta in genere siamo belle, bellissime, stavolta siamo state brutte e cattive, sfavorite dal campo. Ma sì, guarda, hanno detto già tutto loro, nel senso il campo era difficile, ma noi lo sapevamo già, perché il mister è uno che poi su queste cose qui ci fa caso anche nella preparazione della gara, cioè lui sa quale sarà il tempo nella città in cui andremo a giocare, quindi noi nell'arco della settimana prepariamo tutta questa cosa qui, tutti questi lavori finalizzati a quello che sarà poi lo scenario della domenica, quindi anche all'interno della settimana vengono proposte delle esercitazioni grazie alle quali tu puoi mettere in pratica nel migliore dei modi quello che sarà poi, che dovrà essere poi la gara che andrai a disputare. Detto questo, ogni gara è a sé, tu stai facendo un campionato importante, la partenza è stata importante, hai fatto 5 gol più o meno a tutte le squadre, anzi a tutte le squadre che hai incontrato, tralasciando la Fiorentina in Coppa Italia, quindi è normale che poi ogni volta che andrai a giocare la domenica troverai degli avversari che vogliono mettercela tutta per metterti in difficoltà, perché è normale che sia così, ed è anche il bello di essere le realtà più importanti del campionato, no? Quando sei lì sopra trovi la domenica squadre che vogliono batterti, che vogliono metterti i bastoni tra le ruote, quindi un po' ce la prendiamo questa cosa qui, che vengono tutti agguerriti, perché a noi piace pure il fatto di essere la squadra da battere. Poi ti ripeto, sicuramente non è stata la partita che tu avresti voluto e sperato fare, nel senso, cioè, tu metti la palla a terra, le tue caratteristiche sono quelle, nella tre quarti, dalla tre quarti in poi sviluppi e hai delle qualità tecniche veramente importanti per mettere in difficoltà l'avversario. Quando il terreno non te lo permette, ti devi inventare qualcos'altro che non è proprio vicino a quelle che sono le tue caratteristiche principali. Però, come diceva Luca, anche l'azione del gol
È ben manovrata, è ben messa in campo. Federica Di Criscio fa un anticipo sulla tre quarti avversaria e poi serve Marika Massimino, altro difensore centrale, anche per farti capire la tecnica, no? Anche i difensori centrali possono fornire palle importanti. E poi c'è Valeria Pirone che sulla fascia fa un po' quello che vuole. Entrambe col mancino, cross volevo di mancino, Camilla butta dentro col mancino. Tutte e due non sono mancini naturali, quindi anche per far capire qual è la preparazione tecnico-tattica che facciamo all'interno della settimana. Due calciatrici destrorse che di fatto costruiscono il gol, premessa, come diceva Martina, l'anticipo a metà campo sulla tre quarti avversaria Federica Di Criscio, che poi appoggia ad un difensore centrale come Marika Massimino, che a sua volta serve Valeria Pirone, poi c'è il cross e il tapin. Le ultime due protagoniste dell'azione sono di piede destro naturale e determinano il gol vittoria con il piede sinistro. Esatto, il gol vittoria, non il sesto gol che provi un'azione particolare dove Valeria va sulla sinistra, cioè il gol vittoria significa, esatto, che in quel momento fai esattamente il meglio che ci può essere. Beh, io sottolineerei anche quello che ha detto Martina sul fatto, l'avrei detto io, ma mi ha anticipato giustamente, perché la Ternana in questo momento è la squadra da battere. L'Arezzo si è trovata ad affrontare una squadra che si presenta con 18 gol dopo 4 giornate all'attivo, uno solo subito. Insomma, al di là che avrebbe preso un punto, ma al di là del punto che fa classifica, penso che per loro era più importante pareggiare la partita con uno squadrone del genere. Certo. Quindi questo si dovranno abituare in ogni stimolo. Campo è lo stimolo che ti dà, è la cosa più bella. Un allenatore che ho avuto diceva sempre: quando ti aspettano vuol dire che ti rispettano. Sì. E quindi è il rispetto che ti guadagni in campo, è come dice Martino, ormai ci siamo dentro, sì, siamo consapevoli che siamo, certo. È lo scotto da una parte che devi pagare, ma è anche l'orgoglio di sapere che sei temuto. Quindi direi che il gol l'abbiamo raccontato benissimo, ma per chi non avesse la fantasia di averlo immaginato nella sua testa, con le emozioni del match ci andiamo a rivedere cosa è accaduto in terra toscana con le principali azioni del match contro l'Arezzo e poi il gol decisivo di Labbate. Qui ad Arezzo fischia ora il direttore di gara, da sinistra verso destra attacca la Ternana, da destra verso sinistra l'Arezzo. Dato attenzione Porcarelli che qui recupera un pallone, poi viene stesa, tutto regolare, attenzione al pallone in area di rigore per Pirone. Il traversone di Pacioni era buono, il colpo di testa di Pirone, morbido, chi va a aiutare in difesa, ancora il cross di Massimino, Wagner per Pirone, il traversone che parte, palla in area di rigore, la conclusione di Porcarelli, fuori di poco, area di rigore, la batte, la mette al centro, allontana Fortunati, poi Porcarelli da fuori, si ha un'indicazione proprio del mister, Nocchi recupera il pallone, attenzione, Ploner, può calciare Ploner, finisce alto il tiro di Ploner, Fusarpoli, traversone, il colpo di testa di Tarantino, da un metro Tarantino ha mancato l'aggancio totale con la palla alla battuta, c'è il colpo di testa di Tui, Nardi, attenzione all'occasione per la Ternana, mette in mezzo Pirone a cercare Tarantino, palla fuori, palla ancora al centro, Pirone, finisce fuori la conclusione di Pirone e lascia a Massimino che è diventato attaccante, anche Massimino adesso, area di rigore per Pirone, traversone al centro, colpo di Labbate in vantaggio, Ternana in vantaggio al 47esimo, la gioia incontenibile con i propri sostenitori qui in tribuna, un gol sicuramente cercato. Ben ritrovati dopo le emozioni del match. Gianluca, dobbiamo dare ragione a mister Melillo che spesso rimprovera al poco cinismo della Ternana. È vero che vincere così è bellissimo, quindi ce la teniamo, però si poteva fare più di un gol. Beh, è bellissimo, ma è pieno di sofferenza. Si poteva fare più di un gol, questo è vero, ma le nostre attaccanti sono state un po' imprecise.
non sempre colpisci e la butti dentro. Sarebbe davvero bello. Ma al netto, se andiamo a considerare le azioni, poteva tranquillamente questa partita finire 3 o 4-0, perché le occasioni sono avute e, come diceva Luca prima, abbiamo concesso, e l'abbiamo vista, soltanto un tiro all'avversario, che peraltro non hanno sporcato i guantoni della Giok perché è andato alto sopra la traversa. Sì, magari chiediamo più precisione alle nostre ragazze in modo da soffrire meno. Io sono rimasto incollato lì davanti alla TV e c'è stata una cosa molto fastidiosa per tutta la partita. C'era un tifoso che aveva una trombetta. Mi ha fatto impazzire questa trombetta perché dalla televisione, cioè, veramente Ma era copriva, odiato anche da noi, a un certo punto veramente Nocchi dal campo, attaccante della rete, detto copriva anche il commento Ha scatenato la reazione avversa di molti dei tifosi locali, Mamma mia. posto che c'erano anche una trentina di nostri tifosi sulla parte sinistra della tribuna. Ma è stato apostrofato Ah, questa sì, quindi io persona non ero lì. reiteratamente, e addirittura Nocchi, una giocatrice della Rezza, a un certo punto gli ha detto basta, Quindi piantatela. incredibile. Quindi, voglio Infatti dire. pensavo, prima o poi finirà il gas della bomboletta, la smetterà. No, avevo cioè, una aveva bombolette di ho riserva. immaginato, perché per 90 minuti è stato un continuo, quindi mamma mia. Beh, c'è stato anche un commento che non posso citare, troppo colorito, che ha scatenato l'ilarità generale, però voglio dire. Vabbè. Però questo fa parte Sì, del fa folklore, parte del insomma. folklore del tifo Non. finché è così, perché io ho voluto soltanto spezzare un momento l'argomento, tutto Certo, qui. certo. Però le orecchie me le ha abbastanza. Figurati noi che eravamo lì a pochi metri, a Immagino, 15 metri insomma. Quindi. immagino. Debora, chiedo a te, che sei attaccante e fiera di essere attaccante, quanto di quel gol di Pirone e quanto è bello per un attaccante far segnare? Io mi volevo aggregare a quello che diceva. Siamo state meno precisi perché i nostri attaccanti lavorano tantissimo, non abbiamo l'attaccante con la sediolina lì davanti, quindi ci sta che l'Abate, Pirone, Giada arrivano un po' stanche. Questa è un po' la doppia faccia della nostra squadra, infatti abbiamo centrocampisti e difensori che segnano tanto, quindi toglierei un po' questo ruolo dell'attaccante, anche perché nel calcio moderno neanche si può fare, nonostante Vale come me, cioè noi siamo proprio dei numeri 9 nati, cresciuti e moriremo così, però ci dobbiamo adattare, perché un calcio moderno, cioè Vale lavora tantissimo sull'esterno. E piace, è stata la prima cosa che mi ha detto quando è entrata nello spogliatoio: Debbie, sono a tre assist, sono a tre assist, perché comunque li conta, mentre l'Abate non sa neanche quanti gol ha fatto. Però cioè, quella mentalità Bello questo ce l'hai sempre, quindi che sia assist o che sia gol, però fa bene perché tu torni a casa con 3 punti a prescindere da chi segna. È giusto così, Martina. Alla fine è vero i risultati individuali, ma il calcio è un gioco di squadra. Assolutamente sì, quello che ha detto Deborah è la verità. Il lavoro che svolgono gli attaccanti è un lavoro totale, cioè il mister chiede a tutta la squadra, a prescindere da chi siano gli interpreti e dal ruolo che ricoprono, di fare un lavoro di non possesso molto dispendioso, che è quello che poi ti porta a recuperare anche palloni nelle zone, quelle calde del campo, dove probabilmente sviluppare poi diventa più semplice, perché recuperare la palla ai 30 metri poi ti permette con un passaggio, di stare subito in porta. È chiaro che poi la lucidità verso la fine, al 90esimo, 80esimo, quei minuti lì, in una partita molto dispendiosa e molto fisica, perché il campo era un problema per far sì che la palla scorresse, ma anche perché diventa pesante correre su dei terreni non proprio agevoli. Quindi è stata una partita dispendiosa. Siamo una squadra che tende ad avere il pallino del gioco, anche quello ti toglie energie fisiche e mentali, e quindi credo che forse l'unica cosa sulla quale si può migliorare invece è sulla concessione delle azioni avversarie, perché finché l'avversario ti mette in difficoltà grazie ai suoi mezzi e tu lo accetti, perché ci sono anche loro, si gioca 11 contro 11 ed è giusto che sia così, ognuno mette, diciamo, in vetrina quelle che sono le proprie qualità. Non dobbiamo regalare, non dobbiamo concedere cose che magari l'avversario non riuscirebbe a mettere in pratica se non fossimo noi a dargli l'opportunità di farlo. Quindi Marika, Massimino, quando perdiamo quel pallone sull'unico tiro che loro fanno nel nostro specchio, anzi neanche nello specchio, quelli sono cose che probabilmente paghi molto di più di un gol sbagliato.
Forse è questo, se mi chiedessi su cosa vorresti migliorare, su cosa vorresti che la squadra in totale migliorasse, questo. No, anche perché ha ragione Martina Santoro, se l'Arezzo fosse inopinatamente passato in vantaggio, mancavano grosso modo 25 minuti alla fine più il recupero, si sarebbe complicato anche il quadro psicologico, no? Così come non oso pensare cosa sarebbe accaduto se ci fosse stata pioggia prima o durante la partita. Da questo punto di vista Martina Santoro ha appena offerto uno splendido esempio di litote manzoniana, terreno non troppo agevole. Non troppo agevole. È come dire di una boglio non era un cuor di leone, sì. Una litote manzoniana. Sì. In realtà era un terreno ai limiti della praticabilità. E su questa litote, poi magari Luca vi spiegherà che cos'è una litote, chiedo alla regia di mandare il primo blocco pubblicitario. Ci vediamo tra pochissimo. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. Autoscuola Gatti rende tutto più semplice. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957 professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista. A Terni, in strada della Val di Serra 28. Ben ritrovati con Fere di noi. Prima di vedere il primo blocco di interviste della partita fra Arezzo e Ternana, come sempre lascio la parola a Deborah per spiegarci brevemente che cos'è il QR code che proprio adesso compare in basso a destra nello schermo e che ci accompagna da quando è iniziata questa avventura di Fere di noi. Sì, il quadratino in basso potete inquadrarlo col telefonino e vi porterà sui nostri canali social, quindi seguiteci assolutamente sì. Prego la regia di mandare in onda il primo blocco di interviste e di dichiarazioni avvenute al termine del match fra Arezzo e Ternana. Mister, vittoria esterna su un campo difficile e per le condizioni del terreno di gioco e perché l'Arezzo ha confermato di essere avversario ostico. Sì, l'Arezzo sicuramente
un avversario che si è sacrificato tanto, hanno fatto tantissimo sotto palla e ci ha cercato di rendere la vita difficile. Queste sono partite che se le sblocchi hanno un esito, e se invece va avanti ti innervosisci un pochino, loro prendono fiducia, diventa più complicato. Però devo dire che le condizioni del campo hanno influito tantissimo. Noi siamo abituati a giocare, o tentiamo di giocare, in una maniera completamente diversa. Questa volta non abbiamo potuto farlo e neanche abbiamo tentato fin dall'inizio. Sapevamo che un po' c'è bastata la ricognizione per capire che non era aria. È un peccato, perché svilire un po' una partita di calcio condizionata dalle condizioni del terreno è, per me è assurdo. Fortuna non si è fatto male a nessuno e portiamo a casa 3 punti meritati, anche se arrivati nel finale, perché credo che abbiamo giocato sempre su una metà campo. Io non mi ricordo che portiere ho schierato oggi, quindi sicuramente una vittoria meritata, e le ragazze hanno dimostrato tanto, perché sono rimaste sempre in partita, una gara sui nervi, hanno combattuto tutti i duelli, ne hanno vinti tantissimi, e questa è una vittoria proprio delle ragazze, della tenacia e della voglia che mettono ogni volta. Ecco, il nostro portiere non ha, come si dice in gergo, sporcato i guantoni. Una sola occasione per l'Arezzo, un tiro alto sopra la traversa, sì, su un disimpegno difensivo errato. Ma io credo che, se non erro, la partita è durata tra i 99 e i 100 minuti. In 100 minuti un tiro fuori si possa concedere ad un Arezzo che, ricordiamolo, ha perso in casa con la Lazio 3-2 dopo essere stato sul doppio vantaggio. Quindi una squadra comunque che rappresenta il classico osso duro per tutti. Sì, sì, ma sicuramente probabilmente stanno un po' più indietro perché hanno avuto un calendario complicato, ma ha degli attaccanti importanti, perché Razzolini e Nocchi sono due attaccanti veramente importanti. E Nocchi molto brava anche nel palleggio, malgrado sì, campo... brava tecnicamente, Razzolini una giocatrice completa, forte fisicamente. Loro hanno delle qualità importanti, poi evidentemente hanno coperto bene il campo, quindi un merito tecnico-tattico anche del mister stesso. Però insomma, ecco, hanno fatto una partita chiaramente difensiva, che per poco non riescono a portare a casa un punto. Però insomma, calcio è un'altra cosa, e insomma, speriamo di non vivere più esperienze del genere e di poter divertire il pubblico come siamo soliti fare. Una vittoria così strameritata, ma ottenuta al 93esimo, rappresenta anche un segnale, e credo rappresenti anche un indizio di tenacia, determinazione e condizione atletica. Condizione atletica sicuro, mentalità e determinazione delle ragazze altrettanto. Io questa veramente la ritengo una vittoria delle ragazze. Io oggi non ho partecipato perché non potevo dargli altri segnali se non quelli di incoraggiarle a, o forse la mentalità che ho contribuito a creare prima, ma oggi è veramente una vittoria tutta loro, e è un chiaro segnale che sono ragazze pronte a cercare di ottenere risultati importanti e ce la mettono tutta. Ben ritrovati con Fere di Noi, come nostra tradizione, la calciatrice che è nostro ospite riceve una chiamata a sorpresa. Oggi abbiamo al telefono... Piacere, Arianna, la sorella. La sorella. Ma lei c'è sempre, c'è lei sempre. Anche quando non sì. La sento, quindi... Ciao, diciamo, Arianna. Sono una sorella un po' ingombrante. Sì? Perché? Perché io seguo tutto di lei fin da piccola, quindi l'assillo a sapere ogni cosa, la chiamo 100 volte, non le lascio tregua. È vero. Com'è Arianna Martina come sorella, ti chiedo prima, poi ti chiedo anche un giudizio da calciatrice, ovviamente. Sì. Allora, Martina è una sorella molto impegnativa. Quando era fin da piccolissima, ribelle, però ho avuto una grande fortuna. Il fatto di renderla mia complice, e di conseguenza lei mi ha sempre detto tutto quello che lei faceva, e insieme siamo andate, abbiamo seguito una via un po' più giusta per lei, e il calcio diciamo che l'ha aiutata molto. All'inizio prendeva squalifiche su squalifiche per il suo essere così ribelle, e piano piano ha imparato a
ad essere un pochino più giusta. Dalle parole di Arianna, Martina, percepisco che è una sorella, ma è anche un'amica. Ma sì, Arianna, sì. Arianna è tutto, è tutto quello che c'è all'interno della parola tutto, quindi c'è, per me è stata punto di riferimento assoluto, ma fin dai primissimi anni, noi ci passiamo 5 anni, lei è 5 anni più grande di me, però è una distanza che abbiamo colmato con lo stare insieme, con il condividere. Io poi sono una che condivide un po' a fatica quello che fa, no? Nel senso, mi fa piacere esternare, sì, ma poi ci sono alcune cose che tengo solo per me e che riservo soltanto a chi credo sia opportuno riservare. Arianna non ha questi filtri qua, per me lei è lei ed è una parte di me, non è una persona alla quale io racconto, lei è parte integrante del racconto. Arianna, in quale momento hai capito, avete capito a livello familiare che il calcio sarebbe stata parte integrante della vita di Martina, ma di conseguenza anche della vostra? Guarda, in realtà fin da subito, perché noi viviamo in una palazzina condominiale di famiglia e lei si è sempre distinta tra noi cugini che scendevamo ogni volta sotto al cortile, e lei aveva una bravura anormale per l'età che aveva, cioè tu la vedevi piccolissima con questa palla che era la sua migliore amica, e lì abbiamo detto aspetta un attimo, perché forse, cioè, non è normale per una bambina così piccola avere questa confidenza tale, e da lì l'abbiamo segnata a scuola calcio e è diventata quello che è oggi. Ai miei occhi è tutto, ha raggiunto tutti gli obiettivi che per rendermi fiera di quello che è. Vieni a vederla spesso alle partite? Allora, io la seguo da sempre. Ultimamente con il lavoro purtroppo non riesco a seguirla, ma so che in determinate partite devo esserci e ci sono, sempre. Hai mai provato, Martina, a chiedere a Arianna di iniziare a giocare a calcio, o è una passione che ti sei tenuta solo per te? No, l'ho tenuta solo per me, perché è una vocazione, no? Cioè è un qualcosa che non scegli, è un qualcosa che sceglie te. Quindi sostanzialmente quando tu vivi un contesto familiare ti rendi conto chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Arianna poteva accompagnarmi e devo dire che anche per il mio bene tante volte si è messa anche lei le scarpe da calcio e si è messa a giocare con me, perché è normale che poi condividi un po' tutto, ma poi lo spunto, la passione, tu puoi accompagnare una passione come ha fatto lei. Io fin da piccola al campo mi accompagnava lei in tutte i traguardi, c'è sempre stata, quindi accompagnare la passione ma non esercitarla insieme a me, quindi sì, quello è scontato che sia così, però come lo ha fatto lei in tutti questi anni, io so che, come dice, vedi, c'è il lavoro, perché nella vita del calcio, della calciatrice, all'interno del calcio femminile c'è anche il lavoro. Quindi è una vita più normale, a differenza dei, magari, non so, dei parenti dei calciatori uomini che probabilmente, non dico che non sono costretti a lavorare, ma in realtà quasi. Quindi c'è più facilità, no, nel seguirli. Lei invece ha messo da parte quasi sempre tutte le altre cose che ruotavano intorno alla sua vita per seguire la mia, e quindi io non posso che ringraziarla. Arianna, ti chiedo qual è il miglior pregio di tua sorella? L'onestà. A prescindere da ogni cosa, lei è onesta, e spesso è una caratteristica che ti si ritorce anche spesso contro, però ancora una volta mi rende ancora più fiera di lei. Per par condicio, Martina, ti faccio la stessa domanda. Il pregio? Non ero pronta, me lo dovevate chiedere prima, adesso non sono pronta. Arianna, adesso ci devo pensare un po'. No, è l'altruismo che lei dimostra e che mostra a me ogni volta che c'è da prendere una decisione, da scegliere. Se tu le chiedi chi scegli tra te stessa e Martina, lei risponde Martina. Quindi per me io non posso chiedere di meglio, non potevo chiedere di meglio. Per chiudere, Martina, faresti una promessa sportiva a tua sorella? Promessa sportiva, potrei... Un obiettivo da raggiungere? Sì, no, potrei prometterle che fin quando avrò la forza di... Perché lei mi ha accompagnato in un percorso che è stato
quello del passaggio dalla vecchia me e quindi dalla carriera precedente alla Ternana a quella attuale, no? Quindi lei sa quanto io abbia in alcuni casi sofferto alcuni distacchi, alcune situazioni, e uno dei motivi per i quali io ho continuato a giocare a calcio è lei. Quindi posso prometterle che non mollerò così facilmente la presa e che fin quando non riuscirò a raggiungere uno degli obiettivi che ci siamo prefissati quest'anno, che non sto qui a dire, non lascerò che le cose vadano come hanno deciso gli altri o come ha deciso qualcun altro al posto mio. È quello che ci siamo sempre dette. Tu smetterai di giocare quando tu deciderai di smettere. E è giusto così. Arianna, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Considera, finora abbiamo avuto amiche, padri, madri, sei la prima sorella che partecipa a Ferie di Noi, quindi sei una prima, assolutamente. Una prima. Ti aspettiamo anche fisicamente a Terni a vedere le partite e grazie ancora per la partecipazione. Grazie a voi e buona serata. Grazie Arianna, buona serata a te. Beh, bell'affiatamento, eh? Sì, Arianna sì. Ha detto, ha usato due parole, ribelle e giusta, che però non sono opposti. Penso che tu hai fatto della ribellione, cioè non hai spostato Martina ribelle e messa quella giusta, ma le hai fatte insieme. E Martina comunque in squadra è una persona molto importante e riesce a portare in modo strano, solo suo, questa ribellione, ma intesa come non il non vendersi. La vittoria all'ultimo... Avere delle idee proprie, quindi cerca soprattutto con le ragazzine di imprimere questa roba qua, però poi riesce anche ad essere giusta, quindi non so come fa, ma è un elemento molto importante nello spogliatoio. Ribelle e ribelle, perché poi da responsabile ogni tanto la devo richiamare su qualcosa, però riesce ad essere sempre giusta e questo è uno spogliatoio importante. Ha detto anche una cosa bella che ho colto. E tu non ho scelto io il calcio che ho scelto me. Eh sì, ho parlato di vocazione, quindi un fattore comune che ho notato nelle telefonate che facciamo, Gianluca, è la vicinanza e il sostegno incondizionato che le famiglie hanno verso le nostre ragazze. È vero, anche perché poi tu con le tue domande molto, molto garbate, molto, però fai cogliere questo aspetto, è vero, sia che siano... padri, madri, in questo caso come detto tu è la prima, sorella o amiche, c'è grande attaccamento e sostegno in ognuna di loro di aver scelto questo sport e di portarlo avanti. Questo è un tema ricorrente, hai ragione. Fino ad oggi, nelle 5 puntate, anch'io ho notato questo. E comunque adesso parliamo di amore per il calcio, che è sicuramente una passione con la P maiuscola. In generale, ed è quello che ha evocato Martina Santoro, non siamo noi a scegliere le nostre grandi passioni, semmai sono esse a scegliere noi. Yeah. Specialmente Luca, nel calcio femminile, secondo me, che ahimè ha ancora qualche retaggio culturale che lo fa vedere strano a volte, quindi queste sono testimonianze che uomo, donna, ognuno ha una strada che deve percorrere. Tu dici ahimè con il tuo solito garbo, io sono molto più immediato e dico per dindirindina, cioè il fatto che ci debbano essere ancora forme di retaggio mi lascia attonito. Nell'era del 4.0, ma di che parliamo? Anche solo il fatto di discettare su questo argomento dà a questo argomento una forza che esso non dovrebbe avere. Se la regia mi dà l'ok, mandiamo il secondo blocco di interviste post Arezzo Ternana. All'ultimo respiro, veramente la gioia più grande, poi con le compagne che vengono esultate dentro, fuori, tutti insieme, stupendo. Beh, sapevamo che era un avversario molto ostico, soprattutto per via del campo, un campo dove si fa molta fatica a giocare, soprattutto per una squadra tecnica come noi, però ci abbiamo creduto per tutta la partita e abbiamo lavorato tanto in settimana e fortunatamente poi ce l'abbiamo fatta. Il nostro bellissimo accompagnatore di tutti i viaggi. Ciao, fatto bene. Difensore rossoverde e vice capitano. Vittoria ad Arezzo, o meglio, sul campo che l'Arezzo ha utilizzato in questa circostanza, in extremis, ma meritata. Sì, è stato difficile. Sapevamo di trovare un campo così. Loro sono una squadra molto organizzata,
però io ero sicura che avremmo portato i 3 punti a casa. Ecco, è anche un segnale importante, no? Vincere nei minuti di recupero, va ribadito, meritatamente, ma insomma quando la partita volge ormai verso il tramonto. È rischioso, sicuramente, però io penso che l'importante è aver vinto, conta questo. Quinta vittoria consecutiva, quarta gara con la rete inviolata, perché l'unico gol subito è stato incassato all'esordio casalingo. Anche questo, la compattezza difensiva, è un segnale importante, no? Sì, a differenza dell'anno scorso penso che stiamo facendo molto meglio, siamo migliorati tanto, stiamo lavorando tanto su questo e siamo contenti, però ancora adesso. Oh, l'Arezzo aveva perso 2-3 con la Lazio dopo essere stato sul doppio vantaggio, quindi è una squadra che contro la Ternana ha confermato di essere un osso duro. Sì, beh, si è visto oggi, hanno tenuto botta fino all'ultimo e per fortuna la palla è entrata, abbiamo portato 3 punti a casa, però sicuramente è stata una partita molto difficile. Anche per il campo? Certo, sì, soprattutto per il campo. Ultima cosa, grande esplosione di gioia ovviamente al momento del gol, sì. Uno splendido gol di Camilla Labbate. Sì, bellissimo, si è visto il nostro essere squadra, penso. Anche in quell'abbraccio finale? Sì, esatto. Congratulazioni. Grazie. Grazie mille. Ben ritrovati con Ferri di noi, ovviamente sorrisi dopo la vittoria arrivata last minute in quel di Arezzo. Prima di affrontare il terzo blocco, blocco finale della nostra trasmissione, prego la regia di lanciare il secondo blocco pubblicitario. Restate con noi, a tra pochissimo. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. Autoscuola Gatti. Rende tutto più semplice. Autocarrozzeria Fagioletti. Dal 1957 professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista. A Terni, in strada della Val di Serra 28. Ben ritrovati con Fere di noi, è andata in archivio la quinta giornata del campionato cadetto femminile. La Ternana resta a punteggio pieno insieme alla Lazio. Andiamo quindi a vedere
i risultati di questa quinta giornata di Serie B, che ovviamente, come sappiamo, ha visto la Ternana espugnare Arezzo, ma andiamo a leggerci gli altri risultati. C'è stata la prima vittoria della Freedom Cuneo, che ha espugnato per 4-2 Pavia, terminata in parità la partita fra Brescia e Chievo Verona. Cesena che vince a Tavagnacco per 2-1, non c'è storia nel derby capitolino perché la Lazio rifila 5 gol alla Res Roma, che sarà la prossima avversaria delle rossoverdi dopo la pausa. Vittoria del Genoa per 1-0 a Bologna, termina in parità anche la sfida fra San Marino e Parma, 2-2. Altra cinquina è quella dell'Hellas Verona, rifilata al Ravenna. Andiamo a vedere l'esito di queste partite, che classifica ha modificato dopo 5 turni. Come dicevamo, la Ternana Women resta in testa insieme alla Lazio, 15 punti per entrambe le compagini, punteggio pieno. A inseguire il duo di testa, l'Hellas Verona ed il Cesena con 12 punti, Parma e Brescia ne hanno 10, Genoa, Pavia a 9, Chievo Verona a 7, poi a 4 Bologna, San Marino, Res Roma, a 3 Arezzo e Freedom Cuneo, Tavagnacco e Ravenna restano al palo dopo 5 turni. Martina, comincia un po' a delinearsi la classifica, come spesso accade, pochi pareggi in questo campionato, anzi due questa giornata sono anche tanti, però si cominciano a intravedere quali saranno le squadre che lotteranno per la massima serie e quelle che lotteranno per mantenere la categoria. Sì, diciamo che poi queste due situazioni andranno spesso ad incrociarsi un po', no? Chi lotta per un'ambizione di Serie A e chi lotta per non scendere, per non retrocedere, spesso e volentieri le motivazioni che hai quando scendi in campo non contano più di tanto, non conta se giochi per vincere o se giochi per non retrocedere, poi quando ti trovi lì lotti su tutto quello che passa all'interno del campo, quindi spesso e volentieri potrai magari perdere dei punti e rischierai di perdere dei punti con le squadre che si devono salvare, con quelle squadre che magari sulla carta non dovrebbero crearti problema, invece poi vengono a casa tua o addirittura ti portano a giocare in ambienti particolari, in situazioni particolari. Sono gli scontri diretti quelli che faranno la differenza. Lo scorso anno l'hanno fatta già, quando tu ti sei presentato a Formello con la Lazio potevi ancora dire la tua, poi sicuramente la gara non è andata come speravamo noi e magari per qualche episodio si poteva fare sicuramente di più, però è chiaro che quando vuoi vincere, quando hai sogni di ambizioni importanti, devi essere anche pronto a vincere quelle partite che magari neanche te le meriti, neanche scendi in campo per, non so, probabilmente la squadra avversaria gioca meglio di te, tante volte l'episodio ti premia, tante volte l'episodio invece ti va a sfavore. Devi cercare di portare a casa anche la partita con l'Arezzo di domenica, è stata una prova lampante di questa roba qua. 3 punti l'Arezzo, tu ne avevi 12, però poi l'hai vinta al 92esimo. No, poi voglio... Allora, intanto la premessa è 5 partite di campionato rappresentano un segmento statisticamente ridotto, quindi relativamente significativo. Fatta questa premessa doverosa, è vero che i valori si vanno già delineando, ma è anche vero, al di là della vittoria meritata ma a tempo scaduto della Ternana sul campo dell'Arezzo, c'è qualche risultato sorprendente. Io non mi aspettavo la vittoria esterna di Freedom Cuneo contro il Pavia, ad esempio. Quindi valori delineati, ma qualche risultato sulla carta imprevisto comunque si registra. Certo. Lo stesso Parma che pareggia con il San Marino, no? Dal Parma ti aspetti che sia una delle potenze del campionato, ma lo è, senza dubbio. Per quello, come diceva Luca, 5 giornate possono cominciare a delineare, ma non hanno poi le regole scritte, ben scritte. C'è una classifica ancora molto corta, ancora squadre a 3 punti, se sbagli una partita si ribalta tutto, quindi è lunga, è difficile. Io credo che sarà anche un campionato molto livellato, non ci saranno proprio le ultime di coda, io credo che ne vedremo delle belle, sarà tosta. Anche se forse la Ternana si differenzia rispetto alle altre per questa grande differenza reti, cioè sul campo la Ternana segnava 19 gol e ne ha subito uno. Sì. Questo è un dato che a me fa pensare, la Lazio non gli sta appresso in questo momento, ma poi per carità uno firmerebbe per vincere tutte le partite 1-0, 2-1, 3-2, questo è... Però è un dato, che va tenuto in considerazione. Più che proprio di gol, il fatto che la Lazio ha dei momenti della partita in cui va in sofferenza,
spesso in svantaggio, poi recupera perché comunque quindi la Lazio delle, no? Però ha ribaltato lo 0-0, esatto, sì. Però ha avuto dei momenti di difficoltà, mentre la Ternana ancora no. Speriamo che non arrivano o arrivano più tardi possibile, però è vero che ancora non ci sono stati scontri diretti, quindi sì, tutto aperto. In un'intervista che ho raccolto, che mi ha rilasciato Camilla Labate, con grazie all'intervento di Deborah, la stessa Camilla Labate dice: è presto per ipotizzare un testa a testa fra Ternana e Lazio, ci sono altre squadre che possono inserirsi nella lotta al vertice, e cita ad esempio Cesena e Parma, che e anche la Sverona cita, e probabilmente, allora sul Parma ho pochi dubbi, francamente conosco meno le altre due compagini che cita Camilla Labate, ma è ipotizzabile che non si assista ad un prolungato testa a testa tra Ternana e Lazio, ma che alcune o tutte queste tre squadre che cita la stessa Camilla Labate possano inserirsi nella lotta al vertice, anche perché è difficilmente ipotizzabile che Ternana e Lazio continuino la propria marcia a punteggio pieno. Cioè, potrebbe accadere, ma insomma, in una logica di campionato comunque con 5-6 squadre di livello ci può stare anche qualche risultato diverso. È giusto quello che è stato appena detto, no? Non ci sono ancora stati gli scontri diretti che potrebbero diventare dirimenti. Come in ogni appuntamento della Ternana, il ormai famoso quanto misterioso comitato ha espresso i propri giudizi sulla partita in quel di Arezzo. Quindi vediamo quali sono state nominate tre migliori in campo del match contro i toscani. Labate, Saradui e Di Criscio ottengono un punto. Spiego brevemente per chi magari non avesse seguito mai questa parte del nostro appuntamento. In ogni gara, tre rossoverdi, le tre migliori in campo giudicate dal comitato, ottengono un punto e vanno ad alimentare una classifica che a fine anno porterà ad una vincitrice, o forse le prime tre vinceranno un riconoscimento per essersi distinte in campo con la maglia rossoverde. Il punto ottenuto ad Arezzo manda in testa Capitan Di Criscio, che ottiene il terzo punto stagionale, inseguita da Pirone, Vigliucci, Saradui e Labate con due punti. Tarantino, Porcarelli, Pacioni e Petrara hanno invece un punto. Martina, il capitano è sempre il capitano. Ma sì, è giocatrice di grande esperienza, in questa prima parte di campionato sta dimostrando che più va avanti e più è come il vino, più invecchia e più migliore, sì, perché sta fin dal ritiro, no? Anche nella cura, che ad un certo punto necessita una calciatrice di esperienza come Federica Di Criscio, quando riesce a scendere in campo sempre con lo stesso metro di prestazione, sempre pulita, sempre impeccabile, anche secondo me a volte decisiva, no? In alcuni interventi, nella lucidità con la quale riesce a essere sempre sul pezzo. Io penso che giocatrici così appartengano ad un'epoca un pochino lontana a quella che stiamo poi invece vivendo, no? Sono quelle calciatrici che hanno quella marcia in più perché hanno vissuto un calcio diverso e oggi portano la loro esperienza per quelle più giovani. Quindi io credo che Federica sia fondamentale per questa squadra e che spesso e volentieri faccia un ruolo un po' particolare, nel senso non sei l'attaccante che fa gol, però spesso sei quella che li salva, quindi c'è grande, grande nota di merito per Federica. La capacità di fare sempre la scelta giusta, questo è impressionante. Beh, detta i tempi anche della squadra, sa velocizzare quando deve, sa rallentare quando è opportuno farlo, quindi è un po' il Modica. No? Ma il suo storico, il suo curriculum, voglio dire, lascia poco spazio. Forse ha fatto anche meno di quello che poteva all'interno della sua carriera, guarda, questa poi è idea mia personalissima, però forse ha raccolto anche un pochino meno di quello che poteva raccogliere, di quello che le sue qualità le avrebbero dovuto permettere di raccogliere. 22 partite in nazionale, se non vado errata, che insomma non è un buon rappresentano comunque un dato significativo. A proposito di nazionale, facciamo un in bocca al lupo sia a Massimino che a Saradui, che sono impegnate la prima con la selezione azzurra e la seconda con la rappresentativa di Beach Soccer spagnola, se non vado errato. Con la quale, se non erro, chiedo aiuto a Deborah, vanta già un titolo di campionessa mondiale ed europea con la nazionale, sì, spagnola di Beach Soccer. Sì, penso Olimpiadi ed europea quest'anno, quindi è la nostra campeona, se la chiamo. Di sicuro e non infatti, male. Infatti
è risultata migliore in campo domenica, perché lei palleggia molto bene e con un campo del genere lei è uscita fuori, ha dato quell'equilibrio al centrocampo di cui avevamo bisogno. Ti chiedo, Martina, di aggiungerti alla nostra tradizione che fa sì che ogni giocatrice che è ospite da noi firma il pallone che è di fronte a te. La tua, sì, sarà la quinta posizione. Firmo ora? Pallone. Lo firmo, sì, adesso? Sei fortunata, ancora c'è spazio. Se capitavi tra qualche mese, sì, sarebbe stato più complesso. Questo per me è particolare, questo qua. Eh sì, sì, sì. Gran bel pallone, veramente un bello, bello oggetto. Bello, bello, bello. Questo mi hanno promesso, Luca, che me lo regalano a me, le ragazze. Ha detto, Deborah, me lo lascia. Va letteralmente già questo a ruba. Questo pallone è decisamente mio. Dove ho firmato, Marti? Qui. Vediamo anche la firma di Martina. Voilà. È molto ambito questo pallone perché rappresenta la rubrica con cui noi in genere chiudiamo la trasmissione. Oggi la spoilerò un po' perché ho il piacere quest'oggi di avere le due protagoniste di Cuore e Cuoio, cioè sia il cuore che il cuoio, diciamo, hanno deciso tra di loro che Martina è il cuore e Deborah è il cuoio. E vi chiedo, ragazze, innanzitutto vi faccio i complimenti per questa bellissima rubrica che è davvero molto bella, perché ti fa entrare dentro delle emozioni e delle sensazioni che magari da fuori è difficile percepire. E vi do carta bianca sul raccontarci come è nata questa idea, come vi organizzate voi internamente e che progetti avete. Innanzitutto grazie, perché i feedback esterni sono importanti, anche se io e Martina amiamo questo progetto, quindi a prescindere da quello che pensano gli altri, però è importante anche come arriviamo. Sono io il cuoio perché metaforicamente sono io l'esterno, poi dentro le parole, il testo è di Martina, l'idea è di tutte e due, infatti penso che ci completiamo come questo pallone qui. E però io lascio parlare Martina. Vedi, eh? Comodo. Ti sei voluto essere il cuore. È proprio così. La parola al cuore. La parola, cioè, al cuore. La parola al cuore. Ha ragione, però. Dai, sì, sì, ma lei ha scelto di essere il cuoio perché così poteva dire che le parole erano. Esatto, sì. Ma a prescindere da questo, no, è nata perché Deborah ha avuto l'idea. E quando ha avuto quest'idea io poi ho capito che nel suo entusiasmo e che nel suo propormi questa cosa qui potevo anch'io magari trarre il beneficio di esternare quello che sento, perché poi scrivere mi dà serenità, mi fa mettere nero su bianco quello che ho dentro e che magari spesso e volentieri non riesci a dire così parlando nell'arco di una giornata qualsiasi, quindi... Quello è un momento, scrivere è concentrare. Io non sono dell'idea che scrivere sia meno che parlare, anzi, spesso e volentieri quando scrivi è tutto più concentrato, è tutto più organizzato, le parole spesso c'è troppo spazio, invece se sei limitato a determinati caratteri e devi rispettare determinate cose, forse ti concentri un po' di più. Forse... Condensi le emozioni. Esattamente. Quindi io credo che sia questo, per me rappresenta questo. Quando Deborah mi propone di fare una cosa del genere contestualizzata all'interno dello spogliatoio, quindi tema calcio, tema squadra, io non posso che dirle di sì, perché per me riuscire ad esternare quelle che sono le cose che proviamo, quelle che sono le cose che accadono all'interno di un ambiente troppo nostro per poter essere poi esposto in un determinato modo. Quindi devi cercare di trovare le parole giuste, ma devi anche cercare di essere meno filtrato possibile, altrimenti non avrebbe senso. So che dovremmo essere in chiusura, mi permetto soltanto, ti rubo soltanto 30 secondi. Tu hai fatto i complimenti a loro due, io faccio i complimenti a Luca Giovannetti, non so se da casa l'hanno notato, ma mentre Luca stava dando la sua opinione, un insetto, meglio una vespa, si è introdotta clandestinamente nel nostro studio, si è posata, guarda là, sulla guancia di Luca, che è rimasto, pur essendo tremendamente terrificato da questo tipo di insetto, dalla vespa. Questo me lo ha confessato dopo, è rimasto impassibile e ha continuato il suo discorso senza batter ciglio. Complimenti, Luca. Grazie mille. Perdonami, ma dovevo dirla. Invece torno un attimo sul cuore e cuoio, perché non l'ho detto, ma ci diciamo sempre, lei vive di parole, io di immagini e di colori, però non è un'idea che mi è venuta e ho detto a chi faccio fare questa cosa, mi è venuta perché sapevo che Martina...
insomma, si prestava benissimo. Volevo far uscire le cose che aveva lei e le cose che avevo io. Quindi poi è nato cuore e cuoio. Rimanete con noi perché tra circa un minuto vedrete e sentirete Cuore e Cuoio, la nuova puntata, possiamo chiamarla così, con voce e testo di Martina Santoro e le immagini di Deborah Salvatore Rinaldi. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi come ogni giovedì sera. Ringrazio Gianluca Nasi per avermi fatto compagnia, Deborah Salvatore Rinaldi, grazie a voi, Luca Giovannetti, grazie a voi, e Martina Santoro. Grazie, rimanete a voi con noi perché subito dopo inizierà Next Match con Francesca Teodori, che ci parlerà insieme ai suoi ospiti del prossimo appuntamento della Ternana Calcio Maschile. E noi ci rivedremo non il prossimo giovedì ma fra due giovedì, perché il campionato delle rossoverdi è fermo, quindi appuntamento a giovedì 9 novembre ore 19:30. Grazie ancora per averci fatto compagnia e rimanete con noi per Cuore e Cuoio. Alla fine sono cresciuta, sì, pure io che non ne avevo voglia e non ne volevo proprio sapere. Non so bene quando sia successo, so soltanto che la fiamma delle candeline sopra la mia torta a forma di pallone da calcio ha bruciato tempo, tappe e mi ha catapultato qui. Che poi, in fin dei conti, i numeri contano, ma ciò che più conta è il contenuto. All'interno del mio corpo custodisco e proteggo gelosamente la bambina che ero, cercando di non farla crescere mai, perché sono convinta lei possa strappare un biglietto in più anche per me, sulle ali del suo entusiasmo. Il calcio, prima di essere calcio, è stato il gioco del pallone, e giocare si sa, è la cosa più vicina alla vita di una bambina. Sostanzialmente, quando si è piccoli, la vita stessa è un bel gioco senza regole, un viaggio in barca a vela con il vento a favore. Nella testa di una ragazzina, oltre ogni pronostico e che vi piaccia o no, c'è quella roba lì che rotola, ribalza un po' come gli va e la fa correre felice. Ed eccoci qua, con in mano la chiave che apre tutte le porte. Perché associato alla felicità c'è il nostro piccolo io, quello che torna forte e prepotente tutte le volte in cui il suo sguardo incrocia il campo, tutte le volte in cui ci togliamo dai piedi quei problemi da grandi, torniamo a palleggiare col mondo. Sarà banale, ma spesso le verità tendono ad esserlo. Sarà ovvio e scontato, ma spesso è nell'ovvietà che si nasconde la certezza. Oltre i diritti del mestiere, ci saranno sempre le ginocchia sbucciate giù in cortile, le grida di tua madre dal balcone, i campi di cemento che hai calcato. Quel cemento armato dell'unico strumento di cui avevi bisogno per far battere quel piccolo cuore che sognava e ballava a ritmo di tango. Siamo ancora lì, con qualche ferita in più che non è bastata a farci perdere la voglia di portare via il pallone, con la faccia da schiaffi e l'animo ribelle.